Cari fratelli e sorelle, sta per concludersi questa festa della fede, iniziata ieri con la veglia e culminata stamani nell'Eucaristia. Una rinnovata Pentecoste che ha trasformato Piazza San Pietro in un cenacolo a cielo aperto. Abbiamo rivissuto l'esperienza della Chiesa nascente, concorde in preghiera con Maria, la Madre di Gesù. Anche noi, nella varietà dei carismi, abbiamo sperimentato la bellezza dell'unità, di essere una cosa sola. E questo è opera dello Spirito Santo che crea sempre, nuovamente, l'unità nella Chiesa. Vorrei ringraziare tutti i movimenti, le associazioni, le comunità, le aggregazioni ecclesiali. Siete un dono e una ricchezza nella Chiesa. Questo siete voi. Ringrazio in modo particolare tutti voi che siete venuti da Roma e da tante parti del mondo. Portate sempre la forza del Vangelo, non abbiate paura, abbiate sempre la gioia e la passione per la comunione nella Chiesa. Il Signore risorto sia sempre con voi e la Madonna vi protegga. Ricordiamo nella preghiera le popolazioni dell'Emilia-Romagna che il 20 maggio dell'anno scorso furono colpite dal terremoto. Prego anche per la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Resurrezione, fili tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum latificare dignatus est. Presta quesumus, per eiu geneticem Virgen Maria, perpetua capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri,
Figlio e di Spirito Santo. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam donai Domine, requiemcant in pace. Domino Covisum, sin nomen Domini benedictum, adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia. Alleluia. Deo gratias, alleluia. Alleluia. Fratelli e sorelle, grazie tante per il vostro amore alla Chiesa. Buona domenica, buona festa e buon pranzo.